Vabbè. Allora, ragazzi, dobbiamo comprare Galio. Andiamo a vedere se ce l'abbiamo, i soldi. Ma ci guadagni in ogni caso, Sofì, perché devi fare mettere i puntini sulle i? Oh porca, sono arrivati dei bits. Ok, sono arrivato a 269, ora sono felice. Hai donato 269 sub, Kilsan. Porca puttana, certo che è un bel numero. Galio la vedo dura, sì, potrebbe essere tosta fare pentakill con Galio. Di certo non me l'aspetto così istantaneamente. Anche perché è un campione che i danni, cioè, sono... Oddio, un Galio full AP che è tanto fidato rispetto ai nemici... Li one shot praticamente. Però devono essere tutti squishy, non devono avere troppi tank. Adesso vediamo in Volete base al loro spendere nei team. prossimi 60 secondi? Se hanno tanti Dovete tank, potrei essere optare sicuri. per rifare Garen, per esempio. Dipende da loro. Se vedo che sono tutti squishy, prendo Galio. Cioè, se sono tutti squishy, va bene qualsiasi campione. Però ci sono alcuni campioni come Galio, che per esempio si fanno tanto danno, però contro dei tank non è così tanto elevato. E allora forse è meglio prendere degli altri campioni in quel caso. Devi fare Galio Esplodi Build. Facciamo la serata, che è praticamente l'Esplodi Build versione AP. Allora, per adesso vediamo che hanno un pochino di CC tra Senna e Fiddlestick. Irelia, di solito Irelia, chi prende Irelia in low elo o è Smurf oppure fa schifo. E non c'è mai la via di mezzo. Ok, ha preso Corki. Anche Corki non è un champion super semplice per il low elo, potrebbe essere Smurf. Sono quei champion con cui magari vuoi carriare un pochino quando smurfi. Però comunque questi sono tutti squish in generale. Quindi prendiamo Galio. Ora tocca al loro top laner. Vediamo un po' cosa si prende. Dato che sono contro Corki, metto Magic Resist. Perché anche sia Corki che Fiddlestick fanno danno AP. Uno è il mio diretto avversario, l'altro è il jungler che mi può gankare. Quindi principalmente sto contro degli AP. Però hanno doggiato, quindi tutto quello che sto dicendo è inutile al cazzo. La culetto song volete, per buone se ne è un bel dito in culo per la Z. Sì, oddio, no, c'è Rammus. Vabbè. Se è solo uno il tank, è fattibile. Allora, Gwen penso sia top perché ha bannato Nasus, quindi in teoria dovrebbero prendere tre champion squishy. Madonna, ma Okai, ma com'è possibile? Dai, ma che cazzo è? Poi pure Yasuo che mi fa il Windle mi para le Q. Allora, ragazzi. Non so voi, ma ok, support andrà a P. Sì, però guarda anche il mio team. Warwick. Sappiamo quante pentameno stilato i Warwick. Lucian e Sett. Contro quel team che hanno Yasuo col Windle. Maokai e Rammus, anche se Maokai potrebbe andare a P molto probabilmente. Dodge o ci proviamo? Dodge o ci proviamo? Cosa dite, chat? Vediamo un po'. Non è Kills che se tu scrivi prova 100 volte, allora provo. Dato che la maggior parte ha scritto Dodge, non posso più doggiare, quindi vabbè, non fa nulla. Vi lascio con la sedia. Mi devo caricare. Devo essere pronto per questa partita. Torno tra un secondo. No, non glielo chiedo quando mette il poster di Ivy. No, non sono arrabbiata con il cugino, non sono più arrabbiata con il rap, raga. Sì, la mangio dei buchi per i bulloni. Sì, lo so che mi sono messa nei guai da sola. Me ne sono resa conto dopo. Va bene, ottimi buchi, sedia. Poi ne parliamo meglio. Non so cosa sia. Ok. Va bene. Ciao ciao. Ciao, ragazzi. Approfondiremo questo argomento in privato. Ok, ragazzi, come state? Allora, com'è andata questa sedia? È intrattenuto bene? Votatela su Wish da 1 a 10. Ciao Kevin! Che felicità! Che felicità. Che felicità? Fatto.
Ti felicita, grazie mille del terzo mese, bentornato quindi Galio PC. Andremo a fare la laserata build, che vabbè purtroppo qui non è salvata, però comunque sia si tratta di Luden e altre cagate. Ecco qua. Vediamo se riusciamo a spaccare Yasuo, ragazzi. Ok. Danno è stato fatto. Altro danno ulteriore è stato fatto. Altro danno è stato fatto. Abbiamo trattato molto bene questo Yasuo. Molto forte comunque Gal, la passiva ce l'ha ogni 5 secondi solo. Wow. Davvero spesso. Aspettavo un po' di più. La miglior difesa è il colosso che assorbe la macchina. Ok, ok. Il nemico è stato ucciso. Guardiamo perché ovviamente non vogliamo incontri indesiderati. Asagi! Sentite come lo dice. Un alleato è stato ucciso. Aia. C'è andata un pochino male. Dietro di me, gente. So che Rammus è dalla parte bot, quindi mi tengo verso il fiume top perché c'ho la ward lì. E so che Rammus prima era bot. Purtroppo, cazzo, Galio pusha più di quello che immaginavo. Sto riuscendo a pushare uno Yasuo. Credo Yasuo pushano sempre loro. Però sto farmando male in questo caso. Probabilmente rischio di avvicinarmi troppo, di espormi e poi arriverà Rammus a gankare. Ci penso io al lavoro pesante. Cugino, comunque vorrei capire come farai Penta con champion tipo Rell. Oh! Sei VIP. Benvenuto. Qualcuno! Finalmente! Non ha detto Yumi! Ragazzi, abbiamo il primo caso nella storia del canale. Fanculo. Non è stato con lei. Inaccettabile. Cosa fai? Cosa fai, Warwick? Buonissimo. Eliminato. Urca, urca, urca. È stato un errore di battitura, sì, è facile sbagliare Yumi in Rell. Capita spesso. È ora di muoversi. Trolliamoci il muschio di dosso. Bene, bene, bene. Beh, 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 beh. Com'è andata, raga? Secondo me è iniziata bene. Allora, back. Che culo! Porca troia. Bene. Sangue freddo. Mamma mia. Brividino. Brividino arrivato. Comunque sì, Correll sarà difficile, ragazzi. Penso che Correll sarà uno dei più difficili di tutti. Jax lo farai full AP oppure AD? Jax l'abbiamo già fatto. La pente.
E uscirà su YouTube prossimamente. Ti posso ultare lì, eh. Arrivo di ulti. Bam! Ed è già pentakill. Bam! Bam! 5-0 il Galio full AP, signori! Piomba dal cielo, l'eroe! Molto potente! Ci piace così. Oh. Molto forte, ragazzi. Molto, molto forte e fico. Artex sottolineatura CG ha riscattato il vocale supremo per dire una cosa. Sei un piccione per caso? Sì, sì, un piccione volante, avete visto? Siamo arrivati dal cielo col culone piombato sulla testa di questi nemici schiacciati, via! Piace. Se andiamo mid, 8-6, ragazzi, ho 5-0 solo. Bello. Buonasera Pius, comunque sia Jax, l'ho fatto full attack speed con la fretta build, ragazzi, giungla, per fare pentakill. E uscirà comunque quando arriveremo alla lettera J, non vi preoccupate. Uno sconto del 100% su ti regalo il sub per quello che ho scritto, secondo me sarebbe ragionevole. Beh, sì, sì, hai fatto una bellissima esclamazione, però adesso non posso regalarti niente. E magari ci pensiamo dopo. Però sì, sei stato molto furbo. Magari potevi essertela preparata, quindi nessuno lo può sapere. Boom! E mo siamo diventati un pochino grossi per loro, eh. Arriva botlane. In qualche modo finisco sempre per trovarmi al centro di tutto. E niente, qui ha già guardato. Buono però Dark Harvest. Ma con Alistar? Cazzo, effettivamente nessuno l'ha mai chiesto nemmeno con Alistar. Potrebbe essere difficile. Ok, andiamo back. Se in realtà mi mancano 100 gol. Dici così, Light Turtle? Sono grosso, grandi esigenze. Bella frase, mi piace. Con Alistar, ragazzi, l'abbiamo già fatta. Secondo game. Abbiamo giocato Alistar full AD con l'Explodi build e non ce l'abbiamo fatta. Poi abbiamo giocato Alistar full AP, seconda partita, e ce l'abbiamo fatta, ragazzi. La clip ha fatto un pochino il giro di tutto. È una delle clip più viste del canale. Ti prego, dimmi di sì. Sì, potrebbe anche essere Antonino, però mi piace di più Luden in generale, comunque, per non avere proprio problemi di mana di nessun tipo in late. Adesso non è un problema di mana perché appunto c'ho questo, Una volta ho affrontato credo di aver visto. Mi spacco. Vieni qua, vieni qua. Boom! La mia Q ha due tornadi, caro Yasuo. Bello. Vai, entrambi che ci tauntiamo. Però arriva Gwen e a me non piace, non siamo molto amici. Ma... Belli Ignite. Bello, bello. Aspettiamo 100 gold, vai, facciamo questi minion. Bene. Luden.
Che tra l'altro, allora, una cosa che mi piace dell'Uden è che ti dà la Magic Pen. Poi sicuramente anche l'ability Haste è buona, perché lui comunque sia molto cooldown. Però voglio provare così. Tanto adesso comunque mi faccio Rabadon e Cosmic. E quindi riduciamo il cooldown. Poi possiamo fare la Lich Bane e riduciamo ancora di più il cooldown. Poi possiamo fare altre cose che non siano l'ombro fiamma e riduciamo ancora di più il cooldown. Che cazzo succederà, ragazzi? Potremmo farlo il drago. Buonanotte, Giofigo! Ciao! Comunque, a parte gli scherzi, ero serio, con champion che sono pali come Rell. Skarner, se vogliamo mettere anche Thresh, io, allora, Skarner e Yorick, ho già fatto Penta qui. Con gli altri che hai nominato, invece, sì, potrebbe essere più difficile. Con i supporter sono i champion più difficili con cui fa Penta. Ciao, Dani! Grazie al Prime, benvenuto! La prima volta che ti vedo qua e mi hai fatto subito la sub, come mai? Così, 5 minuti che mi conosci. Benvenuto, cazzo. Ehi, Ronzi, cosa volete da me? No, no. Torna qui. Bene, bene. Addio, stronzone! Ritorna dal cielo! Che bello, ragazzi, la ulti di Gale. Mi piace tanto. Un po' di merda questo era, però... Apprezziamo comunque. Adoro il modo in cui... No, lasciami in vita. Sì. La corazza delle corse sta per cadere. Serie di uccisioni. Serie di uccisioni. Ma come? Com'è possibile? Scusami, non gli ho fatto danni con lo scontro, cioè, ha funzionato il suo. Che brutta interazione. Non era giusto che vincesse lui. Cosa è successo? Niente, io ho fatto la E, dovevo scontrarmi su di lui, però è andato male ed è funzionato la Q di Rammus. Vabbè, grazie mille Dani, ciao Lux Amber, grazie al follow, benvenuto. Ciao Obsk. Danti, ombrofiamma come porta fortuna. Sì, no, quello ce l'ho sempre con me, l'ombrofiamma come porta fortuna. Mi basta fare qua, comprarlo, guardate, tac, e ecco qua, abbiamo l'ombrofiamma. Ce l'ho come porta fortuna. Seguo da un po' su YouTube e finalmente ho fatto il premio. Ah, ok, allora mi è più chiaro adesso, mi è più chiaro. Grande, Dani, allora benvenuto. Secondo me quella più difficile sarà Renata Glaska. Proprio ora, dovresti vedere l'ombrofiamma. Renata potrebbe essere una delle più difficili, ragazzi. Ma non vi preoccupate, troveremo il modo. Buildata l'ombro ferma, sì, l'ho buildata. Dovremmo fare la prima torre, ragazzi. Bam! Ecco fatto. Oddio, arrivo. Io mi sto arrivando. Ho sbagliato. Va bene, può capitare. Passiamo per di qua. Più rischioso, ma... non ci sono problemi. Mi piace il rischio. Un nemico è stato ucciso. Un alleato è stato ucciso. Impazziti. Beh, questo suicidio di massa, ragazzi. State calmi. Boh, così. Indeciso, basta. Diamo tutte le kill a Warwick. Vabbè. Va bene. Sarà più difficile. Comunque, porca troia, ve l'avevo detto, ragazzi, che non era la partita giusta per fare pentakill con Galio. Guardate il loro team. Rammus full tank, Maokai full tank. Cioè, ok, sta comprando armor, però sta comprando anche HP. E per noi è un problema. Va bene. Vediamo cosa riusciamo a combinare.
Rabdon, Cosmic, Lichven, dobbiamo assolutamente arrivare a 4 oggetti. Fiddlestick fatto? No, Gook, ci proviamo lunedì. La prossima giornata di AZ Pentakill. Bello stiracchiarsi un po' le ali. Potevi ultare su Warwick. Era morto. Void Stuff, sì, facciamo anche la Void Stuff ovviamente, però servono anche altre cose. Chiedo scusa, quale rece adesso? Serve tutto, ragazzi, serve tutto. Noi arriveremo a modo di fare tutto. Adesso vado a farmare, cerchiamo di arrivare più in là possibile, perché mi servono i CD, mi servono le robe. Queste porte sono troppo piccole. Cosa, Onyx? Non ho capito cosa ti riferisci. Arriva botlane, eh? Oppure puoi betarli con la mia ulti. Sono in range già adesso. La tua squadra ha distrutto una torre. Betali, vai più sotto. Se c'è Miss Fortune che sicuramente sta servendo stamattina. Eccomi! Arriva Galio! Buono. Perfetto. O il drago. Dobbiamo fare il draghi, non possiamo lasciare tutti. Cioè, ne hanno già due. Tra l'altro due molto importanti. Questo qua un po' meno. Però se lo prendono loro è peggio, quindi dobbiamo prenderlo noi. Però per danni a noi cambia poco. Tanto è un build difese. Oh, Warwick di merda. Ma Warwick non viene qua. Ciao cugino. Pentakill che più mi ha emozionato è stata quella con Brown, la tua. Ah sì, però Arctic secondo me una delle più emozionanti è stata quella di Alistar. E penso che sia stata la più emozionante di tutte in assoluto. Magari non eri presente in quella live. Forse non hai visto il video su YouTube. Ti consiglio di vederlo in caso. Stanno arrivando? Madonna santa, che culo, raga. Non potevo pesciare. Provate. Vabbè, comunque abbiamo preso il drago. Cioè, vedete ragazzi, cioè io mi sono dovuto sacrificare per prendere il cazzo di drago, perché nessuno del mio team si è degnato di darmi una mano. Lucian era qui con noi, se n'è andato. È andato a morire qua. Cosa è servito a morire qua, Lucian? Non poteva stare qua con noi. Warwick gankava top mentre c'era il terzo drago. Ma cosa stanno facendo questi? Ma si può sapere? Quello è il video di Alistar Pentakill. Grazie Onyx di questa efficienza. Terrafinzone e Leona. Sì, no, la maggior parte sono i support più difficili, sì, ragazzi. C'è stato un piccolo bug. Chiedo solo un Rabdon così di cattiveria? L'ho appena fatto, adesso sto facendo altro. Sì, Rabdon è molto forte. In Rabdon ti incrementi i danni di tutte le abilità. Quindi è proprio da prendere come secondo oggetto, è tipo il più forte sempre. Anche le altre ti aumentano i danni delle abilità, ma non quanto Rabdon. Poi dopo prendi le altre cose utili, tipo Ability Haste, Magic Pen, riduzione cure, difese. Dio, il tuo Magi di merda. Cosa di questo genere. La migliore è stata con Aatrox, dice culo. Vabbè, sì, ragazzi, per adesso qual è stata la pentakill che vi ha emozionato di più? Domanda generale alla chat, vediamo un po'. Così cerco di capire un po' quali sono stati i campioni che più vi hanno lasciato qualcosa. Porca troia, peccato. Devo fare doppia lì. La vita di queste creature è così. E la ulti, ragazzi, andateci! Non su Lucian. Andare su Warwick. Warwick non ci va. Hai ucciso un nemico.
Ok. La coordinazione è andata bene, peccato che stiamo vincendo un pochino troppo, forse. Oh, cazzo. Madonna, sto Warwick! Che troia. Scendi, 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 che risucciamo? Niente. Ok. Sono tornato a portare Pentakill, grande Nemesi-chan! Meno male che ci sei tu, adesso faremo assolutamente Pentakill. Comunque tu, Nemesi, che, cioè non so chi mi chiedeva, su Discord per cambiare il nickname nel server dovete essere sub. Perché sennò la gente si trollava e si metteva tipo cugino rap, cugino rap, cugino rap, e non si capiva più un cazzo, erano tutti cugino rap. E la gente pensava che fossi io a scrivere delle robe. Allora ho messo che solo i sub possono cambiare, così magari non fanno casino. Poi se lo fanno anche i sub, tolgo tutto. Vaffanculo. Madonna, che danno! Danno atroce! Oh, buono, buono! Buono, 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 buono! Oh! Così! A caso! Ma! Ma tu sei una... Ma la Nemesi-chan, io non so come cazzo dirlo, ma tu hai predetto tutto! Oh, la Queen delle Troie! Ma... Festa grande, ragazzi! Galio è andato! Let's go, una partita! Via, 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 Pentakill, come se non ci fossero domani! Qui distribuiamo Pentakill! Let's go! Benissimo! Sono molto contento, ragazzi, quando succedono queste cose. A caso, totalmente! Vabbè. Poi è finito anche il game. Meglio di così. Nice, Samurf, Galio. Thanks, team. Thanks, Fufu. My first penta con Galio, il mio primo game. Bene. My first penta. Vabbè. Che dire? La ruota più potente è stata riscattata. Sono arresi e appena ho fatto penta. Cioè, loro probabilmente stavano già surrendando prima. Che culo, che tempismo. Per la penta. Nemesi. Ti meriti il VIP per questa cosa. Basta, distribuiamo VIP alle persone che mi portano culo. Mi ha dato tanto culo Nemesi, vai. E allora la Queen delle Troie riceverà... ecco qua, per questa live almeno così. Oh porca, sono arrivati dei bits. Vabbè, che dire. Prossimo champ, andiamo Gino, avanti. Mi hai distratto con la penta e ora mi tocca giocare Xayah con la porca build vertigini, vertigini ridere a crepapelle, ridere a crepapelle, ridere a crepapelle. Ok, grazie mille a tutti quanti, grazie Kevin, salutami Light Turtle, bene bene, mi fa piacere. Sì, Killsan, è stata una roba inaspettatissima. VIP delle Troie, yeah. Devo fare la clip lunga, porca puttana ragazzi, è stata fantastica, cazzo. È stata fenomenale. Bella, bella, bella. Sì, cioè, è boh, totalmente a random. Ma penta, penta Troia. Cioè, lei l'ha pure scritto in chat. Lei l'ha pure scritto, ragazzi, guardate. Qua penta, penta Troia. Fatta. Nemesi Power. Cioè, ma come fa questa persona? Ma come fa? Replay, non so se c'è il replay. Sì, ok, questa era quella di prima. Purtroppo non si è salvato il replay. Perché io non stavo pensando a fare il replay, purtroppo. Sono io che devo fare il replay manualmente, quando succede un sì replay sono io che dico ok, questa azione è stata bella, vai, clicco il tasto, salva il replay, lo manda. Però vabbè, buono. Ci siamo, comunque ci siamo dimenticati di Rel, con quella impossibile, non la piccavano nemmeno quando è uscito.